bisogna dirlo, c'è grande correttezza sugli spalti, bisogna sottolinearlo, i tifosi della Roma stanno comunque continuando a sventolare le loro bandiere, c'è ovviamente grande festa invece sotto la curva della Lazio per la vittoria nel derby che torna dopo 5 anni, era dal 2000, dall'anno dello scudetto che la Lazio non vinceva il derby e ha interrotto oggi una serie negativa di 10 risultati senza vittorie che eguaglia la serie più lunga senza vittorie nella storia del derby per la Lazio. Esce dalla parte opposta la Roma proprio per evitare contatti negli spogliatoi, Mette Trotti va anche lui a ringraziare per l'appoggio che non è mai mancato correttamente, con grande correttezza e civiltà fino alla fine della curva sud. Dall'altra parte c'è la grande festa. C'è la grande festa dei giocatori della Lazio, dicevo, sotto la curva nord c'è Di Canio in particolare. Anche qui si esulta però senza eccessi, grande dimostrazione di civiltà, era importante al di là del risultato, di come è andato il derby, di quello che abbiamo visto, era importante questo soprattutto per Roma. Per sì, Roma sicuramente. Vince la squadra che secondo me ci ha creduto di più. Tante volte nel derby i valori tecnici magari si azzerano, viene fuori magari più la determinazione, l'aggressività, la voglia di vincere. Squadra sicuramente messa meglio in campo, soprattutto nel primo tempo, la Lazio è lì che secondo me ha costruito la vittoria, perché psicologicamente lì l'ha vinta. Poi nel secondo tempo era stata raggiunta da una Roma che aveva iniziato sicuramente meglio e poi subito il gol del 2-1 ha rotto, quello ancora, ha tagliato le gambe, ha rotto ancora gli equilibri e poi insomma penso che alla fine la Lazio ha vinto con merito questo derby. Adesso Di Canio naturalmente si sta avvicinando anche a Martina Maestri che vorrà sentirlo a caldo. È stato il suo derby di Di Canio? Sicuramente, perché l'ha giocato tutta la settimana con delle dichiarazioni magari anche pesanti, poi alla fine in campo si è fatto trovare pronto, ha fatto un gol importantissimo, bellissimo, perché non era facile fare quel gol lì e poi insomma ha dato il suo contributo alla squadra. Guardate ancora la grinta di Di Canio che ha scaricato anni presumibilmente di tensione, di derby che vedeva a casa anche grazie a Sky in Inghilterra e che non poteva giocare, e poi ha ritrovato quel gol sotto la stessa curva, la curva della Roma, 16 anni dopo la rete del 1989. Eccolo qui, carico naturalmente Di Canio a torso nudo, Martina gli è vicino, sentiamolo anche a caldo, vai Martina, vai, vai Martina. Paolo, si può descrivere questo no, momento? No, è meraviglioso, non me lo sarei mai aspettato così bello. Al di là di ogni sogno. Non avrei mai creduto di poter gestire così la situazione, perché devo dire la verità, sono arrivato carichissimo, ero un po' preoccupato, ma sta gente mi dà un'adrenalina, mi dà una tranquillità, come ho detto all'inizio della verità, scossa maglia non ho paura di niente, ma no, che bellezza, senti appellativi dall'altra parte, vecchio, non si regge in piedi, è una goduria doppia, oggi è per il popolo della Lazio e per tutta quella gente che non è potuta stare qui e anche i diffidati che non sono potuti stare qui. Anche per loro, tutti. Paolo, quando è il tuo gol più importante nella Lazio, questo di questa sera? Sì, perché gustato, cercato, goduto, così quando l'ho fatto 15 anni fa era tutto distinto, è stato bellissimo, ma dall'11 agosto quando ho firmato sto vivendo delle gioie immense, a parte la classifica, speriamo di migliorarla, ma è una gioia continua, adoro sto popolo e so felicissimo. Ti sei un po' pentito di aver esultato sotto la curva, di essere uscito? Ma credo che gli altri hanno gioito quando il loro capitano ha beffato un po' i laziali, e credo che faccia parte dello sfottò se non si arriva al limite della decenza, dell'insulto. Io ho gioito, è anche una forma di sfogo e credo che sia legittima, non ho fatto nessun gesto volgare, ho solo esultato da laziale per questa vittoria e perché stavamo vincendo. Grazie mille a voi. Insomma, Di Canio ovviamente giustamente carico e grandemente soddisfatto, addirittura entusiasta per questo successo che al di là di tutto, per come anche ha preparato il derby, porta la sua forma. Sì, no, sicuramente poi ha gestito bene secondo me anche le proprie emozioni in campo, non reagendo mai. Lui ha detto che non ha fatto niente di particolare, però se al limite possiamo trovargli una pecca, insomma. Io non sarei andato ad esultare, ecco, così sotto la le due pecche sono quella bottiglietta verso la tribuna vuota, ma insomma comunque un brutto gesto sempre, e forse questa esultanza insomma anche se tante volte in campo, quando sei in campo, però fai fatica a capire, no? Sì. Il momento,
però insomma diciamo che ha fatto una grande partita, ha giocato bene, ha sbloccato il risultato, ha fatto un grande gol, insomma è stato il leader emotivo di questa squadra. Adesso seguiremo naturalmente il deflusso, però mi sembra che la situazione sia tranquillissima, ripeto, le due tifoserie hanno dato oggi una grande lezione di civiltà, a parte quel petardo che abbiamo visto e che abbiamo giustamente stigmatizzato perché è una cosa che non si fa, che è pericolosa e che anche chi è vicino a chi tira i petardi dovrebbe dire guarda vai a casa a fare questa cosa. Giorgio,